Un cordiale saluto amici sportivi, queste immagini sono state girate domenica 5 agosto 2001 sulle pendici di Navazzo di Garniano. Siamo a pochi chilometri dal lago di Garda, il lago Benaco, in provincia di Brescia, sulla statale gardesana che porta verso Riva del Garda. Quando si arriva a Garniano si sale, si fanno un po' di tornanti e si raggiunge questa località amena, è il caso di dire, perché qui la pace e la tranquillità regnano, e però tutti gli anni viene organizzata una gara podistica di alto livello, di alto spessore tecnico, che coinvolge diverse categorie, e quelle amatoriali e quelle assolute. Questa è intanto una panoramica che il cameraman Luca Valsecchi ci propone di questa mattinata particolarmente calda, con gli amatori che approfittano di una canna, di un punto di distribuzione acqua per rinfrescarsi. Una competizione importante che vede i nomi iscritti nell'Albo d'Oro di significativo rilievo, uno su tutti è quello di Poltergat, che proprio qui nel 1993 si impose. E sono 10 miglia per gli atleti assoluti, mentre le immagini ci propongono la partenza della gara amatoriale, una delle tante partenze amatoriali che hanno fatto da prologo alla gara assoluta. Questo intanto è lo sfondo, una balconata naturale che propone, che da cui si scorge insomma il corno stretto del lago di Garda che si protende verso il Trentino Alto Adige, e qui intanto un altro scorcio che propone la gara amatoriale da questo punto di visione dove c'era il ritrovo. Un circuito collaudato, 1609 metri, un miglio da fare 5 volte invece per questi amatori che stiamo vedendo in questo istante. 5 miglia, quindi 8 km e 50 metri per l'esattezza, un circuito abbastanza impegnativo, leggermente ondulato, ricavato dentro Navazzo di Garniano. E le gare sono partite al mattino, presto, attorno alle 9. Gli assoluti corrono invece più tardi, attorno alle 11, 10 e mezzo. E ovviamente qui gli amatori si susseguono, nel senso che alcuni sono stati doppiati, perché il livello fra i migliori e i più lenti è stato ovviamente accentuato. L'immagine ci propone Monica Morstofolini fra le protagoniste degli amatori, donna, l'atleta emiliana. E qui abbiamo una delle gare amatoriali che vengono terminate con la vittoria di un atleta. Ricordiamo che tra l'altro le partenze sono state diversificate a seconda delle categorie di età. Sono partiti gli amatori master M40 in su, e poi con le donne, e poi gli amatori fino a 40 anni, quindi centinaia di appassionati sono venuti fin quassù per gareggiare su questa competizione organizzata dal gruppo sportivo Monte Garniano, e che prossimamente da queste parti andrà anche in scena la mezza maratona internazionale del Garda domenica 30 settembre. Qui siamo al 5 di agosto, quindi piena estate, e poi la possibilità anche per questi podisti di fermarsi, di potersi gustare insomma il menù del ristorante organizzato per questa occasione podistica. 28 edizioni abbiamo detto, quindi una lunga tradizione per questa gara che è inserita nel calendario dell'Interland Gardesano, ma soprattutto è inserita nel calendario internazionale nazionale della FIDAL. E ci sono tempi da battere, ci sono dei bonus, c'è un ricco montepremi. Montepremi anche che riguarda gli amatori, con cesti di vimini e quant'altro, insomma ce n'erano 5 o forse 10 premiati per ogni categoria. Questa è la categoria amatoriale un po' più giovane, che propone alcuni dei protagonisti bresciani. Questo è Roberto Beattini, affiancato da Giuseppe Delai, entrambi bresciani, e abbiamo visto poco fa anche Fagiani, abbiamo visto questo Farid è il marocchino Abdena Bikaba, questo è Stefano Zabbeni che supera altri protagonisti doppiati, e poi abbiamo al finale con Paolo Tomasoni che si impone, un atleta del gruppo podistico Felker, atleta bresciano, che chiude le sue 5 miglia di corsa con tanto di cronometraggio ufficiale. Ovviamente l'arrivo situato qui dentro il centro sportivo di Navazzo di Garniano, che si trova un po' più alto rispetto al paese, e c'è una rampa da fare alla fine del giro. Ed eccoci ora invece alla gara clou, quella degli assoluti. Non sono tantissimi, come vedete, in numero, sono uomini e donne insieme. Del resto il periodo è a rischio, perché comunque ci sono molte competizioni anche in pista, anche su strada, e poi venire fin quassù non sempre può essere agevole. L'anno scorso ci fu Giacomo Leone, che
prima di partire per Sydney venne a fare un test, scese da St. Moritz e giunse secondo dietro a un keniano. Quest'anno ci sono altrettanti nomi importanti, a partire da Anthony Korir, atleta keniano, con lui Peter Chebet, suo connazionale, Farid El Marafi con il pettorale 20, atleta marocchino, autentica rivelazione quest'anno in Italia, dopo lui che ha vissuto per un certo periodo in Francia. Tra le donne da tener d'occhio la slovena Helena Javornik, atleta nazionale della nazionale slovena, che tra l'altro detiene il record sloveno in maratona. Corre forte anche 1500 metri, quindi un'atleta poliedrica, capace di esprimersi sulle lunghe distanze. 5 miglia per le donne, 10 miglia per gli uomini, quindi 5 giri per le donne e 10 giri invece per gli uomini. Abbiamo detto che tra i protagonisti ci sono anche alcuni italiani da tener d'occhio: Luca Mura, atleta bresciano dell'Atletica San Rocchino, con il 18 invece abbiamo un'immagine che riguarda Daniele Dolci, atleta veneto di Affi, quindi compaesano di quell'Andrea Benvenuti che anni fa fu campione europeo degli 800 metri, Andrea Benvenuti che ora si è ritirato definitivamente dall'attività sportiva, si dedica a fare l'allenatore, lo si può incontrare spesso nel centro sportivo di Affi, ma anche a Bussolengo, dove appunto bazzica lui con i suoi rampolli da tener d'occhio. Abbiamo detto un giro abbastanza tecnico, quasi tutto asfaltato. Qui si sale verso questo piccolo santuario, dove è posto anche l'arrivo, poi si riscende, come vedete. Una leggera discesa che riporta dentro Navazzo di Garniani, con i protagonisti poco fa ricordati keniani, anche Mohamed Lakwai, un altro marocchino, e Zalate Boulad, sempre un altro marocchino che abita in Emilia-Romagna e che gareggia abitualmente in Italia. Tanto con il 12 vediamo Said Boudalia dell'Atletica Ossola Team, atleta marocchino che per le prime battute di gara ha cercato di ravvivare un po' il ritmo. Del resto qui si corre anche in meno di 48 minuti, quindi 10 miglia sono 16 km e 90 metri. Allora correre meno di 48 significa sicuramente postare un buon ritmo sotto i 3 minuti a chilometro, e attorno a questo tempo la proiezione sembra rimanere fedele, visto che con il pettorale 7 ora ci prova Anthony Korir, atleta che fa parte di quel casato dei Korir, ce ne sono almeno una dozzina di Korir che corrono, tra l'altro, ironia della sorte, Korir, che fa un po' concorrere, insomma, questo cognome keniano. Diciamo una dozzina almeno censiti che competono ad alto livello, alcuni in pista, alcuni su strada. Anthony Korir, abbiamo detto che vive in Italia e ha un personale sulla mezza maratona di 1 ora 2 minuti e 9 secondi, conseguito quest'anno a Praga, dove ha vinto, però fece ancora meglio a Trieste nel 99, 1 ora 1.37, quindi è il caso di dire 1 ora 2.9, il miglior tempo suo dell'anno. Visto che ha vinto anche la mezza maratona Riviera dei Doggi, è stato terzo alla mezza di Nizza ed è reduce dalla vittoria di Merano, anche se da Merano a qui il tempo ne è passato, ha fatto altre competizioni, parliamo sempre di mezza maratona. Su strada è stato secondo al trofeo Sant'Agata di Catania, una corsa che si disputa su un circuito ridotto, è stato secondo nella classifica generale del Giro di Città, correndo Catania, poi ha corso da queste parti, un po' più a nord, a Ospedaletto nel Trentino, terzo alle miglia di Agordo, questa competizione inserita nel Grand Prix Strade d'Italia, ce ne sono 7 ormai tutte disputate. E qui si prepara insomma a vivere da protagonista la competizione di Navazzo di Garniano, quando il tempo è abbastanza clemente. Negli anni passati è capitato di gareggiare con condizioni quasi proibitive, nel senso che facendo partire questa competizione alle 11 del mattino del 5 di agosto si può facilmente immaginare che nonostante siamo in montagna il sole comunque possa disturbare gli atleti, possa picchiare forte e quindi rendere più difficile la vita a questi fondisti che sono venuti da ogni parte, non solo d'Europa ma anche soprattutto dall'Africa, visto che l'Africa vanta una lunga tradizione non soltanto in questa gara ma anche in questa gara. Intanto il marocchino Boudalia continua nella sua iniziativa che probabilmente avrà vita breve, visto che sulla carta Anthony Korir e Peter Chebet là dietro con la magliettina gialla, sulla carta sono più forti, quindi potrebbero lasciar sfogare questo atleta in maniera tale che poi là dove i chilometri si fanno pesanti possano riagguantarlo e risuperarlo. Come vedete l'immagine propone questa parte di percorso in leggera salita e qui si arriva a completare il giro prima di partire di nuovo per la prossima tornata. Oggi abbiamo detto il tempo meteorologico è accessibile, la notte prima
è stata caratterizzata da alcuni temporali nell'alta Lombardia, nel basso Trentino. E quindi un clima tutto sommato accettabile, attorno ai 25 gradi, un sole che va e che viene, come vedete, nonostante siamo nella tarda mattinata, però evidentemente il caldo non si lascia attendere. Testimonianza importante è stata questo momento in cui l'atleta si è spugnato, prova a girarsi per capire l'entità del distacco che ha dagli immediati inseguitori, prova insomma la sua iniziativa Said Boudalia, quando in gara, abbiamo detto, ci sono anche i suoi connazionali marocchini Rashid Mohamed Boulakzate e Mohamed Lakouaï, entrambi tesserati nella Gea Scandiano, sodalizio della provincia di Reggio Emilia, dove Scandiano appunto si organizza una mezza maratona in montagna tutti gli anni a novembre, dove anche viene organizzata la maratona di Reggio Emilia, che andrà in scena, lo ricordiamo, il prossimo 18 di dicembre. Torniamo in testa alla competizione, perché è questo terzetto che fa il vero ritmo, con Peter Chebet, con Anthony Corir, col pettorale 3. In terza posizione momentaneamente il marocchino Farid El Maraf. Abbiamo detto un marocchino che si è rivelato quest'anno correndo la Cremona Casalmorano, l'ha vinta una mezza maratona nel giorno dell'Epifania, si è fatto questo regalino nel giorno della Befana e poi ha continuato nei suoi successi, era arrivato questo inverno dalla Francia, si è imposto, o meglio è arrivato secondo alla Madonnina di Modena, è stato poi settimo alla mezza maratona di Villa Lagarina. Nel frattempo ha vinto la 11 Ponte di Comacchio lo scorso 3 di giugno e anche a Castellarano, un'altra competizione che si disputa in Emilia-Romagna, precisamente in provincia di Reggio Emilia. Farid El Maraf ha una base veloce, si prepara insomma a contrastare questi atleti che stanno raggiungendo Said Boudalia, che ormai si rende conto di essere preso, sta praticamente finendo le proprie cartucce, del resto era prevedibile che i tre dietro facessero gara a sé e potessero controllarsi, impostare un ritmo vagamente tattico, molto vicino ai 3 minuti al chilometro per stare sui 48, ma qui non conta il tempo, conta vincere, perché il Montepremi è goloso, abbiamo detto, altrettanto goloso è il premio proprio per il vincitore. E qui allora con il pettorale 3 Anthony Corir prova ad allungare, però si trascina il suo connazionale Peter Chebet, atleta giovane, in questo caso lui parente dell'altro Chebet che vinse la Turin Marathon, Joseph in questo caso, Chebet, Joseph con maggiore esperienza, ancora più forte di questo, sì. Comunque Peter Chebet è in crescita, nel senso che ha già fatto buone cose quest'anno, ha vinto la mezza maratona di Nizza, 1:01:32, tempo sicuramente importante per lui, che lo proietta fra i migliori interpreti di questa distanza ormai blasonata nel ranking mondiale. Due maratone nella carriera di questo pettorale 7, Peter Chebet, entrambi disputati a San Sebastian, nella zona basca della Spagna, quindi in questa città che si trova a nord ai piedi dei Pirenei e che si protende verso la Francia. Ebbene, è stato vincitore nel 99, secondo nel 2000, 2:12:04 di fermato personale, ma la sua grande attività è su strada, è stato scoperto nelle Discovery keniane, questo atleta keniano Peter Chebet, nelle tante Discovery che i manager italiani organizzano in queste terre lontane del lago Baringo per scoprire tanti talenti. Lui corse a Eldoret una 10 km in 8:40 senza specifiche basi e da lì fu notato dai manager che lo portarono in Italia e che l'hanno, insomma, lo stanno allenando e lo stanno facendo gareggiare un po'. Ricordiamo, mentre queste immagini vanno in onda a settembre avanzato, Peter Chebet nel frattempo ha vinto anche a Novara di Sicilia e anche ad Arco, il giro podistico di Arco, che vi proporremo nelle prossime puntate. Intanto andiamo un po' sulla gara femminile, perché abbiamo parlato prima di Helena Javornik, che è questa graziosa atleta col pettorale 56 affiancata da una keniana. Il pettorale 51 si chiama Ines Shenonge, atleta, abbiamo detto, keniana, giovane, forte, nel classe 82, quindi categoria junior, a 19 anni, ma ha già fatto buone cose, ha già esordito nella mezza maratona che ha vinto a Bolzano, 1:13:06. Ha gareggiato molto su strada, è stata la prima, la migliore nella classifica generale del Vivi Città lo scorso aprile, ha vinto a Voghera, ha vinto Seveso, Porto Sant'Elpidio, il trofeo Ricci. Ed ora si prepara anche qui a essere fra le protagoniste, lei che ha già esordito anche in pista, ha corso un 3000 a Lisbona quest'anno in 8:58 in Portogallo, che ha vinto, quindi una base veloce per Ines Shenonge che le permette di poter tenere testa a Helena Javornik, che abbiamo detto
Ha disputato numerose maratone, un anno nel 92 vinse anche la Gold Marathon di Cesano Boscone nei pressi di Milano, questa maratoneta che ha vinto anche in carriera i Giochi del Mediterraneo a Narbona, ha vinto due volte la Maratona di Lubiana e altrettante volte anche quella di Redensi, entrambe in Slovenia, abbiamo detto suo paese, dove gareggia, dove vive. Classe 66, Elena Javornik, non più di primo pelo, del resto una esperienza che le permette di correre ancora forte i 3.000, l'anno scorso ha fatto 8.52 indoor e quest'anno in pista non la si è vista, ha vinto tuttavia il 3.000 di Vipiteno proprio la sera prima di questa gara, il venerdì 36 ore prima in sostanza, il venerdì sera a Vipiteno si è corso il 3.000 che ha vinto e la domenica mattina è qui a Navazzo per correre questa 5.000 e... Ha vinto sempre a Redensi l'anno scorso la mezza maratona, 1:14:50, ma lei ha fatto meglio ai mondiali di Kosice su questa distanza, 1:12:51, giunse 31esima, che fu il 97. Quindi un ricco curriculum per questo atleta che è sempre in attività, gareggia circa 30 volte l'anno e l'Italia è il suo paese preferito, visto che la Slovenia non è lontanissima per lei. Tante occasioni, tante ghiotte occasioni per potersi esibire, per poter far vedere la propria forma e per benefici delle tasche poter chiaramente usufruire delle premiazioni vincendo queste competizioni. 5 miglia allora per queste atlete, ce ne sono due davanti, dietro intanto cercano di riempire il podio Gulnara Faizulina, un'atleta russa che vive in Italia periodicamente a Torino e che è già stata protagonista in numerose mezze maratone e tra l'altro ha vinto a Policiano, atleta che ora è in terza posizione in Toscana, quest'anno è stata seconda a Sernaglia, ma in passato ha vinto anche alla Lama San Giustino, ha vinto il circuito di Oderzo, è stata seconda a Roata Chiusani, tanto per ricordare alcune competizioni, quelle più importanti, dove è salita sul podio. Numerose altre volte sul podio, a Cavrie, a Comacchio, terza a Conegliano, quindi una atleta sempre in grande attività, Gulnara Faizulina, che è classe 65, un anno di più di Elena Javornik, che vediamo inquadrata in questa fase di gara quando le atlete si preparano ad affrontare l'ultimo giro, sono in due davanti e quindi una gara che probabilmente sarà risolta allo sprint. La Kenonge è molto giovane, un'atleta junior, non ha una base così veloce come la Javornik, visto che è un corso di più lunga esperienza e francamente guardando le azioni delle due atlete sembra che la Kenonge soffra un po' di più, visto che corre con queste spalle un po', queste braccia un po' alzate, come voler trattenere delle importanti energie, mentre è più sciolta la Javornik, che si lascia andare, ha le spalle più rilassate, quindi una corsa più sciolta in discesa, come vedete. Evidentemente riesce a dominare l'azione meglio, un ritmo che intorno ai 3,20 al chilometro lei riesce a mantenere meglio. Ancora un'immagine allora che riguarda Elena Javornik, prima di chiudere questa competizione femminile mentre gli uomini continuano nel loro 10 miglia. Ecco qua l'arrivo della gara femminile con Elena Javornik che ha la meglio sulla Kenonge e vince in 26,51. Quindi sotto i 27 minuti per questa atleta, base veloce quindi. Non troppo staccata la Kenonge che chiude 26,58. Ci vorrà del tempo invece per vedere la terza classificata che riconfermiamo Gulnara Faizulina, atleta russa, tesserata in Italia nel Kuzbari, che chiude 28,49. Quarta Natalia Kravets, atleta sempre russa. Gigliola Borghini quinta, quindi migliore italiana, davanti a Tiziana Di Sessa che è giunta sesta assoluta, questa atleta del Verbano Cusio Ossola. Eccola qua intanto Gulnara Faizulina, atleta russa che completa il podio delle donne, prima di passare ancora a vedere cosa accade tra gli uomini. Questa intanto è Natalia Kravets, quarta assoluta, atleta della nazionale russa che ha già corso il mondiale di cross. Questa invece è Gigliola Borghini, è stata maglia azzurra agli europei di Budapest in maratona nel 98. 2:35:20 di personale, una vittoria anche in maratona a Vigarano. E quest'anno forse il ritorno per questa atleta che si è migliorata nei 10.000, 35.58 agli italiani di Camaiore. Torniamo in testa alla gara maschile con Peter Chebet e Anthony Korir, quindi duo keniano. Ebbene, il Kenya si prepara allo strapotere di nuovo, a rinfrescare la memoria a tutti coloro che avessero così potuto intendere o dubitare che il Kenya non fosse ancora re in questa competizione. Il Kenya è ancora una volta la nazione da battere, sono in due davanti e hanno staccato Farid El Maraf, l'atleta marocchino che abbiamo ricordato prima. Intanto ricordiamo che Luca Mura, che l'anno scorso fu quindicesimo, momentaneamente ci dicono che sia in quarta posizione, quinta posizione con Mohamed Lakhuai, vedremo più avanti
le posizioni di rincalzo. Questo è un passaggio particolare che propone Luca Valsecchi, come avete visto il passaggio dentro questa azienda, l'azienda privata, quindi che tutti gli anni mette a disposizione le sue entrate per permettere agli atleti di passare, ma soprattutto per consentire agli organizzatori di poter allestire questo tracciato sul miglio, su 1609 metri, questo per essere puntigliosi, per mantenere questa tradizione ormai che contraddistingue la competizione di Navazzo di Garniano che vi stiamo per proporre di domenica 5 agosto. Il giro tradizionale sul miglio, 10 miglia internazionali del Garda, 5 miglia per le donne, siamo quasi a 8 giri completati, sembra che i due connazionali si comunichino, sembra che si vogliano aiutare, ma comunque il loro vantaggio è tale da non mettere più in discussione la loro vittoria, perché si tratterà soltanto ormai di capire se uno o l'altro avranno la forza di battersi. È difficile preventivare un vincitore, anche se Anthony Corir ha una maggiore esperienza, qualche anno in più di Peter Cebetto. Anthony Corir quest'anno ha vinto un 10.000 annuale in provincia di Venezia, questo atleta naturale 3, ha corso in 28.44, una vittoria anche a Trento nel 5.000 l'anno scorso in 13.49, quest'anno ha vinto, abbiamo detto, la mezza maratona di Praga, la mezza maratona di Riviera dei Doge a Fiesso d'Artico nel provincia di Venezia, è stato terzo a Nizza e ha vinto la mezza maratona di Merano e poi è sempre stato sul podio sulle competizioni su strada che ha, disputato. Abbiamo ricordato Trofeo Sant'Agata, Catania, Ospedaletto, Agordo e Navazzo, dove si prepara a giungere o primo o secondo. Peter Cebetti invece è un atleta che ha gareggiato anche in America, ha fatto una mezza maratona a Coahuila, una città del Messico, dove è giunto primo in 1:02:25, distanza di 21 km e 97 metri. Abbiamo detto distanza blasonata questa della mezza maratona, perché ormai si è scavata una sua precisa identità, ci sono campionati del mondo, campionati nazionali e tanto di specialisti che magari in funzione di una maratona provano ad assaggiare la mezza maratona per capire un possibile tempo di proiezione. Intanto abbiamo visto una curiosa immagine che ha proposto l'arrivo di Anthony Corir ad un ristoro, si è fermato per prendere la bottiglietta, evidentemente era molto assetato per arrivare al punto di fermarsi e questo ha permesso a Peter Cebetti di guadagnarsi un sensibile vantaggio. Intanto l'immagine propone anche la particolarità di questo tracciato di Navazzo, perché come vedete circa 200 metri di tracciato sono sull'erba, quindi diventano in qualche modo campestre e poi si torna sull'asfalto, quindi un tracciato assolutamente particolare. Peter Cebetti si gira per capire l'entità del distacco, quanto gli ha permesso di guadagnare quell'allungo, quelle falcate in grande spinta quando siamo ormai alle battute finali di gara. Questo è il vantaggio che c'è fra Peter Cebetti davanti ed Anthony Corir dietro, staccato di 30-40 metri circa. Il tempo, il sole se n'è andato, quindi le condizioni meteo sono accettabili per mantenere anche un buon ritmo, quindi senza perdere la concentrazione. È una fase importante di gara, è importante per Cebetti ora mantenere questo vantaggio, perché Anthony Corir non è sicuramente un atleta da sottovalutare, potrebbe essere in grado di lasciarlo sfogare e di riagguantarlo, bisogna vedere come sta là dietro. Vedete infatti che Peter Cebetti si gira in continuazione perché conosce il connazionale e sa perfettamente che potrebbe fregarlo e guardate, Anthony Corir nell'arco di un giro lo ha praticamente raggiunto di nuovo. E allora la gara è di nuovo aperta, è impossibile preventivare un vincitore, attenzione perché Anthony Corir prende Peter Cebetti e lo supera in questo momento, prova a fare lui il ritmo, quindi come vedete sono un po' irriconoscibili, hanno visi un po' imperscrutabili questi keniani, impossibile interpretare le sensazioni, un po' perché sono così, hanno sempre questa espressione così distratta, concentrata ma distratta, nel senso che comunque non denotano fatica particolare, non fanno mai smorfie che altri atleti potrebbero fare di stanchezza, come vedete, si guardano, si girano, non sudano molto, quindi abituatissimi a questi ritmi portati, talenti nati, ebbene, vengono in Italia, in Europa in particolare, ma anche in America, ma anche in Australia e fanno man bassa spesso di competizioni. Le gare su strada sono pressoché loro terra, come del resto loro terra sono anche le competizioni in pista. Intanto nelle retrovie Farid El Marafi è saldamente in terza posizione, questo atleta marocchino che forte sì, ma non tanto quanto i due keniani davanti.
lui si è saputo scegliere le gare quest'anno e si è saputo imporre là dove non c'erano sicuramente atleti più forti di lui. Queste vittorie gli hanno consentito sicuramente di uscire dall'anonimato del panorama atletico nazionale, anche se lui gareggia per il Marocco, e chiaramente consentito anche di vincere meritatamente alcune competizioni. Qui siamo ancora più dietro, dove questo duo figura Mohamed Lacquai, che però è il 19 atleta marocchino, seguito dal migliore italiano in gara, che in questo momento è Luca Mura, atleta bresciano che nella vita fa il dipendente comunale, abita a Carpenedolo e spesso su Brescia, diciamo nelle gare provinciali, si impone a buoni ritmi. Ha corso anche alcune maratone. Luca Mura, ricordiamo, è stato secondo a Livorno nel 98 e ha un personale in maratona sempre stabilito a Livorno l'anno scorso di 2 ore 18 e 39, un tempo simile lo ottenne molti anni fa nel 93 a Cesano, anno in cui esordì in maratona proprio a Cesano Boscone, e corse in 2 18 e 53. Poi da lì è stato ancora sesto a Cesano, quinto a Firenze, ha corso Calderara e appunto tre volte Livorno, una volta è stato anche quinto nel 99. Mezza maratona si è molto migliorato Luca Mura, arrivato a 1 ora 4 e 18 a Mantova nel 99. Quest'anno non ha corso come mezza maratona ad alto livello, diciamo che si è imposto soltanto in alcune competizioni su strada del circuito bresciano, in particolare appunto a Gambara. Intanto attenzione, finale di gara per Peter Cebet, che si impone, pensate, davanti a Anthony Corriere in 48 e 28. Quindi Peter Cebet è la sua giornata, e qui abbiamo la seconda piazza di Anthony Corriere, 49 e 10, eccolo qua, chiude allora in seconda posizione. Farid El Maraffe allora completa il podio, l'atleta marocchino che è serato in Italia nella Gea Scandiano, 49-29. Luca Mura, ci dicono, sia quarto e riesce a scavalcare Mohamed Lacquai, l'atleta marocchino della Gea Scandiano, che è stato vincitore alla mezza maratona di Fabbrico. Qui abbiamo il quadretto che chiude questa sintesi da Navazzo di Garniano, con podio tutto africano a Navazzo di Garniano, con due keniani in testa e un marocchino a completare il podio. Eccolo qua, quarto Luca Mura, 15° l'anno scorso, quindi un sensibile miglioramento per lui, che ha corso anche in 50 e 36. E tra gli italiani da ricordare anche Mario Prandi, atleta torinese, che si classificherà in nona posizione in 52-31, tesserato nell'ATP Torino, e poi tutti atleti stranieri, con Daniele Dolci a essere 12°. Podio femminile allora in chiusura di questa sintesi da Navazzo, e podio maschile da Navazzo di Garniano. È veramente tutto. Da Daniele Martinelli un cordiale saluto, ci vediamo tra poco in studio.